Arrestato Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Il boss mafioso è stato fermato dai carabinieri del ROS, e dopo aver tentato una breve fuga si sarebbe arreso pochi minuti più tardi. La notizia, diramata alle 9.18 da l'ANSA, oggi lunedì 16 gennaio, stravolge i palinsesti di Rai, Mediaset e La 7. GF VIP, l'ex di Nikita verso un duro confronto? Oriana smascherata. Le anticipazioni di stasera 16 gennaio arrestato Matteo Messina Denaro. Come cambia la programmazione TV in attesa della definizione dei cambiamenti ai programmi TV? Possibili vista la clamorosa notizia. Agora condotto da Monica Giandotti su Rai 3 ha dato notizia dell'arresto attraverso l'intervento di Marco Carrara con il primo flash e ulteriori aggiornamenti con l'ultima ora. Stessa scelta fatta da Omnibus sulla 7 condotto da Alessandra Sardoni sulla 7. Il dibattito è stato interrotto per dar conto della grande notizia, che oscura il resto dei fatti di oggi, come affermato dalla stessa giornalista. A Mattino 5 Francesco Vecchi ha lanciato l'ultima ora durante la prima parte della puntata. Zlatan. Stasera in TV, per la prima volta in chiaro, su TV8 il film su Ibrahimovic. Trama e cast del biopic dai Rai alla 7, i cambi 1 mattina su Rai 1, ha dato il flash attraverso Antonia Barini, poco dopo, alle 9.35, il TG1, è intervenuto in edizione straordinaria per 25 minuti, sino alle ore 10. Poi la linea è passata a Eleonora Daniele che ha proseguito il racconto. Il TG2 Italia su Rai 2 è stato sostituito dall'edizione straordinaria del notiziario diretto da Nicola Rao. Il nostro generale, stasera in TV, 16 gennaio, su Rai 1. Anticipazioni della terza puntata della serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il comunicato della Rai, la Rai ha già ufficializzato una parziale modifica alla programmazione, dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, su Rai 1. Al termine della serie, Il nostro generale, andrà in onda, al posto di Cronache criminali, uno speciale a cura del TG1 sull'operazione che ha portato alla cattura del boss. Su Rai 3, l'edizione del TG3 delle 12 si prolungherà fino alle 13 con collegamenti e aggiornamenti. Altri approfondimenti sono previsti nel corso della giornata anche su Rai News 24 e Rai News. It, oltre che nei giornali radio. Grande eco anche su Rai Italia che replicherà ciò che i canali generalisti proporranno oltre ad approfondimenti su Casa Italia. Su 9 speciali sulla mafia speciale anche per 9. Stasera alle 21.25 andrà in onda Matteo Messina Denaro il superlatitante. Lo speciale prodotto da Videa Next Station, ripercorre l'ascesa del boss siciliano, e indaga sulla rete di potere e imprenditoria che fino ad oggi ha finanziato e protetto la sua latitanza. La narrazione del giornalista Nello Trocchia è arricchita da intercettazioni, materiali inediti e interviste esclusive a collaboratori di giustizia, vittime e a chi lo ha conosciuto favorendo o contrastando il suo operato criminale. L'inchiesta racconta anche su quali settori dell'economia il boss siciliano ha messo le mani, garantendo al suo clan continui profitti illeciti. In seconda serata, alle 23, sarà la volta di Mafia Connection caccia all'ultimo padrino. Una docu-inchiesta condotta sempre dal giornalista Nello Trocchia, che ricostruisce la storia del boss con un taglio che avvicina l'accuratezza dell'inchiesta giornalistica ad un linguaggio quasi cinematografico.